La Fondazione Alberto Colonnetti è una biblioteca storica internazionale di letteratura per ragazzi, un centro studi e una casa editrice. Nasce nel 1965 e la sua storia è strettamente legata a quella di Laura Badini Confalonieri e del marito Gustavo Colonnetti, che la dedicano al figlio Alberto scomparso in tenera età, con l'intento di offrire un'opportunità educativa e culturale a tutti i bambini. Fin da ragazza, Laura si dimostra sensibile ai problemi sociali, con particolare attenzione al mondo dell'infanzia. Segue una sua naturale inclinazione, divenendo una profonda conoscitrice della letteratura per ragazzi. Sposa giovanissima Gustavo Colonnetti, ingegnere, scienziato, professore universitario e poi padre costituente, che supporta Laura in quella che diventa una vera e propria missione: la promozione della lettura e della cultura anche nelle classi sociali più umili. Laura si dedica con entusiasmo anche a numerose attività assistenziali. A lei dobbiamo la fondazione del primo asilo montessoriano e delle prime biblioteche ospedaliere, che la fondazione continua a supportare con estensione alle comunità alloggio. I Colonnetti donano la loro biblioteca personale al comune di Pollone, in provincia di Biella. Il patrimonio librario della Fondazione si è arricchito negli anni attraverso donazioni di privati e biblioteche e comprende circa 15.000 libri e periodici per ragazzi, pubblicati dai primi dell'Ottocento alla fine del Novecento, tra cui testi rari e difficilmente reperibili altrove, oltre ad un cospicuo archivio familiare. Oggi continuiamo a promuovere e realizzare attività allo scopo di suscitare nei giovani l'interesse e l'amore per la lettura. Molte sono le occasioni di incontro: il corso di rilegatura e piccolo restauro, l'animazione alla lettura, la lettura ad alta voce, i laboratori nelle scuole e le letture nei luoghi pubblici come i parchi cittadini, i tram storici e i battelli sul Po, proposti dalla Biblioteca della Regione Piemonte. La Fondazione organizza abitualmente eventi letterari con accompagnamento musicale eseguito dal vivo, in sede o in altri punti di incontro cittadini. È impegnata nella promozione della mostra itinerante Infanzia rubata, che attraverso le foto del fotografo e sociologo americano Lewis Wicksine mette in evidenza il fenomeno, ancora purtroppo attuale nel mondo, del lavoro minorile nell'America dei primi del Novecento. Partecipiamo inoltre ad alcune fiere librarie come Portici di Carta. Dal 2006 la Fondazione è anche una casa editrice che si dedica a riscoprire temi e personaggi del passato e ad affrontare argomenti di attualità culturale e sociale. La Fondazione Colonnetti è a disposizione di tutti coloro che condividono la passione per il libro e per la lettura. Vi aspettiamo per leggere liberi.